Ragazzi, buon pomeriggio, buona domenica a tutti voi, a tutti gli italiani all'estero. Vi voglio un sacco di bene. Oggi 25 ottobre 2020, avete cambiato l'orario? Dai che oggi avete dormito un'ora in più, voi, perché io sono andato a lavorare. Quindi sono adesso in pausa, però io mi diverto e mi riempio di orgoglio perché voglio cucinare nella pausa. Non voglio avere pausa, ma lo faccio per voi italiani in Germania, per noi italiani all'estero, in Germania, in Svizzera, in Belgio. Dobbiamo essere tutti quanti uniti, tutti quanti uniti. Oggi ho scelto Mimmo Dani perché è uno dei cantanti miei preferiti e lo adoro. E oggi la ricetta la dedico a Petralia, al signor Antonio Petralia, Don Antonio, che è soprannominato il leone siciliano e il leone napoletano. Adesso la dedica a Don Antonio, suo figlio Sandro e sua moglie. E sapete oggi che cosa facciamo? Facciamo una grande carbonara, ma l'originale. Perché ragazzi, noi non dobbiamo dimenticarci una sola cosa: noi non dobbiamo diffondere le cose false, perché noi siamo italiani. Noi dobbiamo dire, dobbiamo essere ambasciatori del nostro paese. Noi dobbiamo dire le cose per come sono e dobbiamo far capire come siamo fatti. La carbonara originale si fa con il guanciale originale che Don Antonio ci ha dato a noi. Guarda qua, va, amo, e a fine mondo. Se vedete i video di ieri, mamma mia, mi ha raccontato una storia, o freddo un cuore, bellissimo. Poi c'è pecorino romano DOP, guaiù, o frigorifero, profumo solo di pecorino, talmente che è bello fresco. Ma l'ha macinato fresco davanti a me. Ma meno freddo vuole, mi viene da piangere per queste ricette qua, perché io sono italiano vero, so, e ottengo in tuo coro, tengo uova biologiche, solo il rosso, solo il rosso, e pepe macinato fresco. Per noi italiani all'estero, che siamo i più forti, carbonara all'italiana, io mi preparo e andiamo a faticare. Allora ragazzi, è semplicissimo fare la carbonara italiana, la carbonara vera, senza panna, ragazzi, senza panna, senza burro, senza olio, senza prezzemolo. Stanno qua gli ingredienti, basta, siamo italiani, ambasciatori, dobbiamo far capire che cosa facciamo. Allora, io purtroppo adesso qui non ho l'affettatrice e purtroppo l'ho dimenticato qui oggi il pezzo, se no andavo al ristorante, lo andavo a tagliare e poi venire. Però non fa niente, lo faccio a coltello. Allora, mamma mia, amo, ma guarda qua! Guardate qua, quanto è bella! E spero con tutto il cuore che riesco a farla proprio così come i romani la amano mangiare, perché come per noi napoletani è importante che la pizza viene rispettata, anche per loro, per i romani. E io spero proprio che anche per loro adesso faccio questo piatto originale. Io adesso lo vado a tagliare a listarelle, a striscioline, ok? Una cosa molto importante da fare per questa carbonara, che adesso la sto facendo, faccio una porzione normale e una piccola perché devo andare al lavoro. La padella bella bollente, senza olio. Perché senza olio? Perché il grasso che poi lascerà questo guanciale farà il resto, il sugo. Non ci vuole olio, niente, niente. Allora guardate, la padella è bollente e ce lo mettiamo dentro. Tieni, senti, senti come canta piano piano, senti. E adesso, come dicono i romani, facciamo sudare il guanciale. Lo facciamo leggermente abbrustolire. Poi ci metto praticamente un po', me lo alzo e me lo metto da parte, perché mi servirà per la decorazione, e un po' lo rimango dentro. Senza burro, senza panna, ci metto solo un mestolino di acqua dentro, perché poi lo spaghetto lo faccio risottare dentro. E poi dopo il resto ve lo spiego io, perché l'uovo poi non si mette quando avete la padella sul fuoco, perché la frittata non l'ha mai fatto, deve essere cremoso. Ragazzi, per favore, io sono italiano vero, io, a me mi viene quasi a piangere se vedo le ricette fasulle. Per favore, siamo italiani e rimanimmi italiani. Ci vediamo fra un minuto. Voglio, guardate, senza che vi dico bugie, guardate, non so se si riesce a vedere, perdonatemi per la telecamera, poi
siccome il programma sta andando avanti bene, allora più in là poi ci organizziamo per una telecamera migliore. Però il gioco delle luci non mi viene bene. Guardate ragazzi, guardate, lo vedete quest'olio? Questo è oro, perché è l'olio che sta cacciando il guanciale. Allora adesso noi a questo punto che cosa facciamo? Guardate, per me già è buono così. Io me ne caccio un poco fuori, mi prendo magari i pezzettini più bellini, quelli là più abbrustoliti, ce ne rimango giusto un po' la metà dentro, dai, perché io voglio che un po' mi rimane nello spaghetti e un po' fuori. Allora a questo punto amici miei, di lì, senza burro, senza panna, non mi facite vanillanzi in gol, ci mettiamo un mestolino di acqua, il mestolino normale, ma non un mestolino Barbie e Ken, però, e lo lasciamo adesso a fuoco spento da una parte e lo lasciamo là. A questo punto dall'altra parte mettiamo il sale quanto basta. Attenzione a regolarsi bene con il sale, perché questa pasta utilizzeremo il pecorino spinge, poi specialmente il pecorino di Antonio Petralia mi ha dato un pecorino stagionato DOP, originale romano DOP. Ricordatevi anche le etichette e tutto, siamo italiani. Allora io mo lì ci metto la pasta, e devo dire la verità, Alberto Poiatti è una grandissima pasta e io la sto utilizzando qui perché è veramente bella, però c'è la verità, a dei cecchi, voglio, è quella che è. Allora io adesso mi vado a calare lo spaghetto, guardate quanto è bello prodotto. Amo, vado a cavare tu, on Antonio, tu hai prodotto per la mia piazza. È chiaro che le chiafa. E proprio c'è la lavoro in terra. E certo, con il grasso che stai sporcando a terra. Con tutte cose. Voglio, aiutatemi, io sono italiano, provate ad aiutare pure voi, se non voi che italiano siete, scrivete sotto, lascia stare chi su voglio. Spaghetti dentro, bastano così, abbastano. A questo punto, io qua adesso spingo, perché sennò qua papà ancora corrente, non controcorrente, tutte cose. Quello lo lasciamo lì. A questo punto, da quest'altra parte, vieni a capire. Io mi sono permesso, sempre perché voglio rispettare la tradizione e anche i romani, sono andato a comprare uova biologiche, ok? Per fare questo piatto qui le uova devono essere per forza freschissime e buonissime. Ho pagato un po' in più, però voglio, si è andato in modo, però ci vogliono fresche. Allora io che cosa faccio? Non faccio niente di speciale. Allora, io qua adesso il sale non ce lo metto, perché dentro c'è il pecorino che già spinge, già bello forte, e ci metto il pecorino nell'uovo. Non ci metto neanche il pepe, perché poi dopo il pepe ce lo metto nella pasta. Quindi, guardate qua. Allora, noi qua dobbiamo fare una specie di pastetta che non deve essere né troppo liquida, ma neanche troppo... Vieni qua, mettiamoci sotto la luce, vieni, amore, vieni. Dì, guardate qua. Ma che è? Guardate qua! Eti, guardate qua! E chi so io, a Rob? Non voglio dire niente, ma che se ho veramente mi ha finito il mondo. Allora, la pasta è dentro, la pastetta è pronta, la rimaniamo qui. Con Antonio Petralia, grazie, come la Generale 20, italiani all'estero, fra poco mi piatta una grande carbonara italiana 100%. Ragazzi, per fare questa carbonara io vi consiglio di mettervi un po' di acqua di cottura a parte. Io vi sto dicendo questo perché è per casalinghi così, no? È normale che quando stai nel ristorante come me, io ho il bollitore e via. Quindi io vi consiglio di mettere un po' di acqua da parte, perché la carbonara non deve venire né secca con l'uovo strapazzato a indio come se stesse facendo una frittata, ma neanche liquida che fa proprio un tuffo da carbonara, capito? E allora noi ci vediamo fra 4 minuti, perché andiamo a risottare lo spaghetti dentro, poi ci buttiamo la crema dentro e voglio a carbonara, a chef in famiglia, è una cosa importante, come se tutte le ricette italiane che faremo ancora e facciamo favore sulla mente. Italiani all'estero, sono quasi pronto. E no, cammi e mo ci vogliono altri 2 minuti, perché poi non la possiamo una prova, deve essere proprio bella, deve essere al dente che la devo risottare, ma no al dente che consuma niente.
Mi raccomando, iscrivetevi nel mio canale YouTube, è gratis. Italiani all'estero, iscrivetevi tutti quanti, perché io sono per voi, io sto qua per voi e per noi italiani. Quindi se siete veramente italiani, iscrivetevi a Spaziale, iscrivetevi a YouTube, tanto è gratis. E ragazzi, io sto cominciando a scrivere le prime pagine del libro. Mamma mia, che emozione, che emozione. Mamma mia, con la casa editrice Curcio, incredibile, sono emozionatissimo, mamma mia. E metteremo tutte queste ricette che stiamo mettendo in questo programma di Chef in Famiglia. Ragazzi, per noi italiani all'estero, questo è altro. E anche per il libro, metterò italiani all'estero, sempre. Allora ragazzi, giusto 2 minuti prima, ok? Ma sì, dai, perché la dobbiamo risoltare. Dai, mettiamola là. La bocca bella, tieni. Oppa, ga, ga, ga. Ecco, ma c'è sta padella, ga, ga, ga. Allora, qua abbassiamo. Allora, adesso è il momento di andare a risottare un po'. Dai, cominciamo. Io perciò vi ho detto, rimanetevi un po' di acqua da povera parte. Povera pentola, no, neanche padella, guarda, talmente che... Allora, ci abbiamo messo un po' di acqua, adesso continuiamo a cuocere così e poi tra 30 secondi ci mettiamo la crema d'uovo. 30 secondi. Allora ragazzi, io qua ho rimasto ancora poca acqua, che poi non è neanche quasi più acqua perché con l'amido è diventata quasi una crema. Adesso arriva la parte bella. Si prende, si spegne tutto. Ma mette qua, così però posso bruciare pure da ieri e mogliere mamma fa una capatana. Bravo. Allora facciamo una cosa, io aspetto ancora 10 secondi, perché la cosa bella e la cosa essenziale per la carbonara è che la pasta naturalmente non deve fare in modo che l'uovo viene strapazzato, viene cotto, deve essere una crema. Allora io adesso, facendo un attimino così, la faccio proprio giusto 2 secondi raffreddare, ok? Così facendo in questo modo si raffredda un attimino e adesso ci andiamo a mettere la crema d'uovo. Via. Titi, madonna mia. Questa adesso si andrà a sciogliere dentro. Adesso la andiamo ad amalgamare per bene. E titi, wow, mamma. Sempre spostati dal fuoco, ragazzi, eh? Sempre spostati dal fuoco, guardate la caccia combinata. E ora sai che le gaffa. Oh, mamma, bocca bella. Mamma, guarda, ragazzi, uomo, si è negato su pecorino lo signor Ferraria. Mamma mia, è cadore. Allora, piano piano si sta sciogliendo e la stiamo portando a crema. Guardate qua la crema. Guardate qua che non si riesce a vedere per il via della luce. Sì. Quando avete bisogno di un altro poco di acqua come me adesso, un po' di acqua e siamo pronti per impiattare. 10 secondi. Don Antonio Petralia, questo è per voi, guardate qua, a crema, voglio che se non è... Maio, ma non diciamo niente, rimaniamo sempre umili con i piedi per terra. Però chi cucina con amore come me, perché siamo italiani fino e dentro all'ultimo osso del nostro corpo, bisogna fare questo. Io, perdonatemi se adesso mi vedete un po' emozionato, ma quando faccio queste ricette mi tocca il cuore. Perciò, allora, abbiamo messo lo spaghetto, guardate qua com'è bello e cremoso, guardate, ora ci mettiamo pure un po' che sta crema qua, guardate. Mamma mia, io mi sto emozionando, perché io sono sicuro che i romani l'apprezzeranno. Ragazzi, io ci ho messo un po' di questa, adesso ci mettiamo di lato un pochettino così. Per un Antonio Petralia ce lo mettiamo anche un po' sopra, senza prezzemolo, senza niente. Ragazzi, per favore, che chi se non è uno spaghetti frutto e mare, mi raccomando, perché a Roma ci tengono e noi dobbiamo rispettare anche loro, perché come loro ci rispettano. Oh, già messo un po' di crema, coppetiti. Oh, mamma mia, bella. Oh, e ti
magari è la crema, magari e mo ci vuole solamente un po' di pepe macinato fresco, un po' di lato, un po' di così. Ragazzi, è questa la carbonara, basta, io non voglio sapere niente, io veramente me la volessi a mangiare proprio. Ragazzi, per Don Antonio Petralia, oggi ci ha accompagnato Mimmo Dani, e per tutti gli italiani all'estero che ringrazio e chiedo scusa se non posso rispondere a tutti, mi avete mandato più di 600 messaggi in privato, italiani in Svizzera, in Germania, in Belgio, in Olanda. Ragazzi, perdonatemi se non riesco a rispondervi, ma poco alla volta vi rispondo a tutti. Grazie, grazie, grazie. Commentatemi ancora per Don Antonio Petralia, per Generali Eventi. Ragazzi, la carbonara di Chef in Famiglia. E spero con tutto il cuore che ho accontentato anche i romani e che ho rispettato la tradizione italiana al 100%. Ragazzi, noi siamo italiani, e viva gli italiani all'estero. Vai!